via. E continuiamo a vedere qual è la genesi storica della teoria della relazione universale. Posso vedere cosa c'è. L'avevo visto l'altra volta, siamo arrivati a livello delle sfere omocentriche di Teodosio 380 o più di B, fatemi ricordare la contatta, un 400. Quindi c'è la Terra al centro dell'universo e attorno alla Terra ci sono delle sfere sulle quali ruotano i corpi celesti, in particolare i pianeti, e poi la più lontana di tutte è la sfera delle stelle. Questo modello poi è stato ampliato da successori di Teodosio, Calippo, essenzialmente suo allievo, aggiunto altre sette sfere, perché questo modello, per esempio, non spiega diversi fatti che si vedono in cielo. Per esempio il fatto che alcune di queste corpi incastonati in queste sfere cambiano di luminosità nel corso dell'anno. Alcuni periodi sono più luminosi, altri meno luminosi. Questo non lo spiega. Non spiega il moto retrogrado. Se voi osservate Marte in cielo, alcuni periodi va in avanti, poi va indietro. Non c'è motivo per il quale una sfera si fermi, poi torna indietro, poi ritorna ad andare in avanti. E altre particolarità di questo tipo. Tuttavia, il modello geocentrico con le sfere omocentriche riscontrava un grande favore. Perché? Perché fa appello ai moti circolari, che nella teoria platonica sono i moti perfetti. Qualunque fenomeno periodico tipico è il moto circolare, si presenta sempre uguale a se stesso per quante volte voi lo ripetiate. Quindi aveva un'attrattiva teorica importante, molto forte. Sulla base di questo modello, la prima realtà, sistemazione completa dei moti in cielo e sulla terra, è data da Aristotele. Il quale divide l'universo in due fasce nettamente distinte, quella sublunare, terra, dominio dell'imperfezione, delle cose che si corrompono, che si guastano, che sono imperfette, irregolari, e il mondo superlunare, dalla luna in su, mondo perfetto, costante, eterno, immutabile, fatto di etere, cioè qualcosa di completamente diverso da quello che succede sulla Terra. Sulla Terra tutto è composto di quattro elementi che spiegano il moto degli oggetti, perché questi tendono ad andare nel loro, tra virgolette, posto naturale. Tutto questo, io lo dico proprio velocissimamente, è un quadro che ha il vantaggio di essere completo e dà un'immagine coerente e che influenzerà tutta la... sarà il quadro standard, il quadro più condiviso, fino a Galileo.
storicamente. Il sistema però, gli spermatozoi, i greci stessi sanno che non funziona, ha dei problemi, c'è qualcosa che non quadra, appunto, molti retrogradi, eccetera. Allora, un passo in avanti viene fatto da uno delle figure più geniali dell'epoca, Apollonio. Bella. Vissuto tra il 262 e il 290. Il quale, tra l'altro, scrive un trattato sulle coniche, cioè prende dei coni, li taglia con dei piani e ne studia le proprietà geometriche, quello che ancora adesso si studia al liceo, circonferenza, ellisse, parabola. Il termine parabola viene introdotto da Apollonio. Il termine ellisse viene introdotto da Apollonio, il termine iperbole nasce in questo testo. Questo ci è pervenuto, sono 8 libri, 4 in greco, 3 in arabo e uno completamente perduto. Introduce gli epicicli e i deferenti. Per migliorare calcoli, ecco, del modello geocentrico. Dice, in realtà i pianeti non girano su sfere, ma su sfere che girano su sfere. C'è la Terra, Marte per dire, non gira su un cerchio, ma c'è un altro cerchio, epiciclo differente, sul quale Marte ruota. Quindi, quando è in opposizione lo vedo più veloce, quando è da questa parte lo vedo che torna indietro. Questo interpreta il moto retrogrado. Okay? E i suoi testi, il suo trattato sulle coniche, viene studiato molto a fondo da personaggi di primo spicco in questa storia: Copernico, Keplero, Galileo, Newton. Tutti hanno studiato questo testo e l'hanno utilizzato a piene mani. Nello stesso periodo, grosso modo, come già citato la volta scorsa, c'è 310 circa, dice, beh, se il modello geocentrico non funziona, l'alternativa è il modello eliocentrico, dove c'è il Sole al centro dell'universo e la Terra gli gira attorno. Però, per risultare un po' precedente, forse della verità, 310-230, viene abbandonato, questo non viene seguito molto, anche se non è ignorato, eh. Rimane documentato. E poi sulla stregua di Galileo e Aristarco c'è un altro astronomo, stavolta mesopotamico, intorno al 190 avanti Cristo, dice, beh, che il fatto che la Terra si muove in realtà, che non sia ferma al centro dell'universo, lo si deduce studiando le maree. La dimostrazione del moto della Terra data da Seleuco, i dettagli sono andati perduti, ma viene citata da Plutarco e viene descritta, viene citata da Galileo nel dialogo sui massimi sistemi. Cita un matematico antico il quale, studiando flussi e riflussi, maree, dà una prova del fatto che la Terra necessariamente si deve.
In questo periodo, stiamo arrivando al periodo siamo più ellenistico, cioè dopo la morte di Alessandro fino all'avvento dei Romani, c'è una straordinaria dal 320 avanti Cristo fino al 31 avanti Cristo, c'è un Lorenzo sviluppo della ricerca, soprattutto in ambito scientifico. Di questo periodo è Archimede, ovviamente la mente più geniale del periodo, dà una spiegazione del perché la Terra è una sfera. Utilizzando le sue conoscenze sui fluidi, sebbene anticamente la sfera probabilmente era un fluido, e un fluido che galleggia nello spazio non può che avere una forma sferica, dato le leggi che governano la stabilità e la dinamica dei fluidi. La prima interpretazione del fatto che la sfera A, di la Terra è una sfera, e B, che non è stata sempre come adesso, c'è stata un'evoluzione, praticamente era un fluido. Non è una cosa da poco. La prima, andate giù con la macchina, questo forse ve l'ho già detto, la prima macchina distributrice di liquidi con le monetine è di Erone di Alessandria, 230 avanti Cristo. Ad Alessandria d'Egitto, 500.000 persone, c'è un sistema idraulico che depura l'acqua del Nilo e la fornisce alla popolazione. Nasce la prima biblioteca, il primo ente di ricerca pubblico finanziato dallo Stato. Non si chiamava ancora università, ma lo era di fatto, dove lavorano un sacco, migliaia di persone. Alessandria viene introdotta una tassa culturale, tutte le navi che arrivavano in porto devono dare i libri che portavano alla biblioteca, la biblioteca ne fa una copia e dà la copia alla nave che poi riparte. Sempre Erone costruisce un suo libro chiamato Automata, cioè i meccanismi, costruisce una, oggi lo chiameremo un teatrino, dove c'è un teatro, dove tutto c'è un meccanismo che anima dei oggetti, dei personaggi, tra cui c'è un delfino che nuota, un fulmine che fa sparire un personaggio, con una sequenza meccanica che dura circa un quarto d'ora, da una rappresentazione teatrale meccanica nel terzo secolo avanti Cristo. Senza un metodo dietro questo è impossibile, non ci arrivi per tentativi. E il metodo qual è? C'è questo signore che si chiama Filone di Bisanzio, il quale nell'opera che si chiama Bello Poetica, un'opera che attiene alla costruzione di macchine belliche, il quale scrive la seguente cosa. Successivamente, dice, attraverso l'analisi degli errori, terzo secolo avanti Cristo, fatti precedentemente e mediante l'osservazione dei risultati di esperimenti, il principio fondamentale della costruzione fu ricondotto a un elemento costante. Sta parlando di come costruire le catapulte. Il diametro del foro attraverso cui passa la corda di tensione, cioè individuo qual è il meccanismo principale per riuscire a realizzare una catapulta che abbia determinate caratteristiche. Come lo fa? Facendo una montagna di esperimenti e osservando gli errori fatti di volta in volta. Poi dice, questo risultato fu raggiunto per prima volta dai tecnici alessandrini, questo è sempre lui che scrive, forniti di ricchi mezzi da re
che amavano la fama e la tecnologia. Che non tutto si possa ottenere con il ragionamento e con i metodi della meccanica, nel senso teorici, ma che molto deve essere scoperto per esperimenti, risulta chiaro sia dalle molte cose che ho detto che in particolare da ciò che dirò in seguito. Questo è il manifesto del metodo scientifico, senza ombra di dubbio, che anticipa Galileo di 17 secoli. In questo periodo viene introdotta la geografia matematica, vengono introdotte le coordinate sferiche. Questo permette di interpretare il clima. Alcune zone sono più calde, altre sono più fredde perché hanno latitudini diverse. Eratostene riporta le coordinate geografiche di circa 400 località e parte da una località che chiama le isole Felici, che sono le Canarie, ben fuori delle colonne d'Ercole. Dopodiché, nello stesso periodo, vengono svolti studi, nasce la medicina, nel senso moderno del termine, vengono fatti studi di anatomia e viene riconosciuta la differenza anatomica tra vene e arterie, vengono conosciute le differenze tra nervi sensori e nervi motori. I chirurghi sono in grado di ridare la vista ai ciechi operanti in interventi chirurgici di rimozione della cataratta. Tenete conto che Aristotele era convinto, per esempio, che il cervello servisse per raffreddare il sangue. Questo vi dà un'idea del progresso fatto in questo periodo. Non so se l'avevo già detto, è stato rinvenuto un blocco di materiale vicino all'isola di Anticita nel mare Egeo, che è stato negli anni del Novecento. Nel 1950 un matematico dell'Università del Galles ha mostrato che questo era una specie di computerino portatile per calcolare date delle Olimpiadi e previsioni delle eclissi, e aveva dei meccanismi interni a ruote dentate che si riteneva fossero stati inventati in Europa nel XVII secolo. Quel meccanismo è stato datato secondo secolo avanti Cristo, viene chiamato prima della viene chiamato dagli archeologi il meccanismo fuori del tempo, tanto è in contrasto con il pregiudizio nostro attuale dell'idea che la tecnologia di quell'epoca fosse non esistesse. Tutt'altro. Dopodiché che succede? Quest'epoca tramonta quando, con la demolizione romana, vengono saccheggiati e deportati le biblioteche e tutto ciò che in esse conveniva era contenuto. Uno dei più, tra virgolette, autorevoli scrittori di lingua latina, Vitruvio, nel De Architettura, parla sì di come costruire gli edifici, di come si fa un acquedotto, eccetera, ma ne dà indicazioni che mostrano che in realtà di idraulica non sapeva niente. Chi fa l'opera sono tecnici o deportati dalla Grecia, i quali non hanno modo di scrivere, perché essendo schiavi non lo possono fare. Cicerone lamenta che a Roma non si può trovare un libro di latino scritto bene, quindi sono scritti in greco. Siamo passati indietro, sempre nell'epoca ellenistica, Euclide
scrive la prima enciclopedia della geometria, gli elementi. Questo testo rimane per 20 secoli il testo base su cui si formano le menti di persone colte, qualunque cosa andassero a fare, perché si impara la tecnica per ragionare. Dopo la Bibbia è il libro che ha avuto più edizioni sul pianeta. La prima traduzione in latino è del 1120 d.C. La prima traduzione in italiano è 1935. Prima traduzione in cinese ad opera di un missionario gesuita, padre Matteo Ricci, 1605. Ripeto, questa epoca termina con la dominazione romana e la campanella che finisce, che chiude questa fase, in realtà è un po' più tarda, la batteria di Azio è del 380 d.C. L'imperatore Teodosio mette al bando, vieta tutti i culti non cristiani, tutti i culti pagani sono proibiti. In reazione di questo viene bruciata la biblioteca di Alessandria, in quanto c'erano cose strane, non conformi alla dottrina religiosa. Curiosità, stesso periodo, sempre per lo stesso editto, spariscono i geroglifici. L'ultima scrittura geroglifica è del 392 d.C. In una generazione vengono dimenticati i geroglifici, poi ci vorranno 15 secoli per recuperare, no, 12 secoli per recuperare la conoscenza. Grazie alla fede, ma non solo. Perché è una scrittura pagana, che viene proibita, non si insegna più. Nell'VIII secolo il più grosso risultato di matematica era una persona che adesso scorgo, non ho dimenticato il nome, che ha inventato un modo per mimare i numeri con le mani. Questo è il più grosso risultato dell'VIII secolo. Dopo che succede? Beh, per fortuna nostra, l'impero di Alessandro arriva fino in India, quindi copre tutta l'area adesso medio orientale. E lì la cosa prospera, le conoscenze dei testi vengono tradotti in arabo, quasi tutti. Tutte le scienze vengono coltivate, vengono studiate a fondo, ad opera degli arabi, del mondo arabo. Mentre in Europa tutto l'anno, tutto è fermo. Tutto ciò che non lo stesso Sant'Agostino impara. Dice che non è tanto bene andare in cerca della verità, si ferma sulla tradizione, quella è preferibile. In questo clima ovviamente il progresso è impossibile. Tutto, tra virgolette, cambia quando il mondo europeo ha accesso alla biblioteca di Toledo. Nel 1085 Alfonso VI di Castiglia, poteva essere marzo, riprende Toledo. In realtà ha fatto una mossa che oggi sarebbe deprecabile, perché prima si è alleato all'emiro di Toledo e poi l'ha combattuto. Ha fatto un voltafaccia abbastanza sottante. Però questo per noi è stato un grande bonus, che trova la biblioteca con una infinità di volumi, e anziché distruggerli, bruciarli o deportarli o fare chissà che cosa, chiama studiosi da tutta Europa, i quali vanno a Toledo e studiano i testi arabi e imparano l'arabo, perché in quel periodo lì coesistono la popolazione araba e quella cristiana. C'è in particolare un traduttore, Gerardo da Cremona, che traduce dal Magesto, l'enciclopedia di astronomia di epoca alessandrina. Un altro, Adelardo di Bassi, traduce gli elementi di Euclide, il trattato sulle coniche. Insomma, tutte le opere della cultura greca classica e del periodo ellenistico vengono
tradotte e vengono diffuse in Europa. La traduzione degli elementi di Euclide, 1120 circa d.C. via dell'arte di Bath, la scritta ovviamente a mano, viene ritrovata nel 1270, portata a Venezia e stampata nel 1482. Venezia a quell'epoca era una delle città dove la diffusione della stampa era più attiva, quindi lì è molto attiva, anche perché avevano dell'ottima carta. Questo cambia tutto, cominciano già a girare idee nuove. Ci sono idee pensate che sembrano dimenticate, che lo erano effettivamente, tornano a diffondersi. E il clima culturale cambia, questo è essenziale per i rinascimenti in Europa. Senza questo difficilmente ci sarebbe stato quello che c'è stato. Poi c'è un altro punto chiave che mancava all'epoca classica e ellenistica, che è la tecnica di calcolo. Per fare i calcoli, una persona del secondo o terzo secolo a.C. aveva a disposizione modelli geometrici. Infatti noi parliamo di numero elevato al quadrato, richiamando il quadrato in senso di figura geometrica, perché i calcoli venivano fatti con modelli geometrici. In quanto è vero che la scrittura posizionale dei numeri è di epoca mesopotamica, V-VI secolo a.C., poi è stata ripresa dagli indiani che ci hanno messo lo zero e poi è tornata attraverso gli arabi in Europa. Ma all'epoca in cui riaffiorano queste idee manca una tecnica di calcolo veloce. Per fare i calcoli si usavano numeri romani ancora, quindi per fare una somma ancora, fare una moltiplicazione era una cosa interminabile. Finché un mercante toscano porta il figlio con sé in giro per il Mediterraneo. Nati a Pisa, hanno una tra virgolette filiale in Tunisia e vanno, attenzione perché dalla Tunisia hanno fatto il giro di tutto il Mediterraneo, perché la navigazione in mare aperto era andata perduta. Nessuno viaggiava in mare aperto, ci volevano mesi per arrivare al Nord Africa, si navigava sotto costa. Leonardo Fibonacci, Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, figlio di Fibonacci, va in Tunisia, in Nord Africa, e impara come fanno i calcoli i mercanti arabi. E vede che usano i numeri, che non chiamano numeri arabi, in realtà sono numeri indiani, con lo zero. E scrive un libro, Liber Abaci, 1202, in cui spiega in dettaglio come affrontare i problemi di calcolo e come risolverli utilizzando questa tecnica. È il capostipite di tutti i libri di testo di matematica. Poi ne scrive altre due o tre copie minori, cioè più semplificate, e nei due secoli successivi ne sono state scritte, realizzate, circa 2000 versioni, di cui rimangono 400 copie note di altri autori. Questo cambia tutto, si riesce a fare i calcoli molto più rapidamente. Nell'arco di due secoli vengono realizzate sempre a Toledo le tavole alfonsine, dal re Alfonso X, che aveva chiesto proprio ai fini della navigazione delle tavole per osservare, per guidare la navigazione in mare. Queste vengono fatte sulla base di modelli antichi, modelli e geocentrici, si vede che non funzionano. Okay? Ma il clima culturale è cambiato e c'è un particolare personaggio che era avviato alla carriera ecclesiastica, studia a Cracovia, in un ambiente però culturalmente molto aperto. I teologi di Cracovia, fine 1400-1500, le davano un documento in cui dicono non è giusto imporre la fede con le armi ai popoli pagani, in pieno periodo di espansione delle scoperte geografiche. In questo ambiente si forma
Copernico, il quale studia, conosce Apollonio, conosce Aristarco e dice, beh, se il sistema geocentrico non funziona, magari va meglio quello eliocentrico. E ci lavora su per una buona ventina d'anni e scrive delle memorie, le quali però si rende conto che sono dirompenti, sono una rivoluzione delle evoluzioni Bus Orbium Celestium. Da cui il termine rivoluzione, quando noi intendiamo rivoluzione, nel senso che tutto cambia, viene da lì. Facciamo onore a Copernico. E non lo pubblica fino alla sua morte. Vede la prima copia sul letto di morte. Cosa dice questo? Da recupera conoscenze vecchie, però in un'ottica nuova. Dice, se io mi metto sul sole, se metto il sole al centro, tutto funziona in modo più semplice. Non tanto migliore, capiamoci bene, perché in realtà il Copernico interpreta le orbite dei pianeti come orbite circolari, e non sono circolari. La differenza è piccola, ma c'è. Però è un libro dirompente. Perché? Perché propone un altro punto di vista. E lo standard, la cultura dominante, non può non tenerne conto, viene messo all'indice dei libri proibiti, perché propone un altro modo di vedere le cose, non c'è un'unica verità, per questo è proibito, perché non si inquadra nella cultura canonica, standard dell'epoca. Riprende il suo lavoro Copernico, che anche lui studia molto bene il trattato sulle coniche. E quello dice, beh, in realtà le orbite non sono delle circonferenze, ma sono delle ellissi. Con le ellissi funziona, funziona bene. E riesco a rendere conto del fatto che un pianeta sta in un posto con quella luminosità, quella distanza. Ma Copernico, attenzione, paradossalmente, anche questo libro qua è proibito, lo suo scopo di Kepler, è quello di glorificare Dio, è un intento religioso, vogliono magnificare l'opera del creatore, capendo come ha ragionato chi ha creato il sistema. Il loro intento è di, ripeto, di sostenere e supportare le idee religiose, nonostante lo shock di avere il loro opera proibita. Keplero dice, ciò che fa sì che i pianeti siano in orbita è una virtù posseduta dal Sole, la quale degrada con la lontananza, ma non è in grado di dire che cos'è. Lui ritiene che sia la rotazione, il Sole ruota, tanto più fa ruotare quello che c'è attorno. Altri dicono, ma non è una forza di tipo magnetico. All'inizio del 600 Gilbert in Inghilterra pubblica il De Magnete, la prima opera scientifica sul magnetismo, e interpretano tutto in base a quella formula. Mi dicono che sta per suonare la campana, continueremo la prossima volta. Bene.